Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Operazione antiusura dei carabinieri nella piana di Gioia Tauro. Circa 100 i carabinieri coordinati dal Comando Provinciale di Reggio Calabria che hanno eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere anche a persone affiliate alla cosca di 'Ndrangheta dei Molè. L'organizzazione di usurai ed estorsori, secondo le conclusioni cui è giunta l'indagine denominata Tentacolo, gestiva un giro di prestiti ad imprenditori in difficoltà economiche con tassi di interesse del 120% l'anno. Un pensionato di 68 anni, Nicola Calabrò, è stato ucciso da un colpo di fucile che lo ha raggiunto al petto. Il cadavere è stato rinvenuto ai margini di un sentiero a Lazzaro, nel Regino. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo era uscito per una battuta di caccia. L'uomo si era appoggiato le canne del fucile al petto per pulire la parte esterna dell'arma. In quel momento è partito un colpo. Gli investigatori escludono che si sia trattato di suicidio. Presidente Giuseppe Scopelliti ha iniziato sabato pomeriggio da Cosenza il tour nelle province calabresi per illustrare ai cittadini il piano di rientro sanitario. Il titolo dato all'iniziativa è Meno sprechi, più qualità. Scopelliti ha spiegato punto per punto gli obiettivi da raggiungere entro il 2013. Durante la manifestazione si è registrata la protesta di una trentina di operatori sanitari delle cliniche private cittadine, preoccupati per il posto di lavoro, per la sospensione degli accreditamenti per le strutture private. Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli errori sanitari regionali, Leoluca Orlando, ha disposto una richiesta di relazione al presidente della Regione Calabria con delega alla sanità, Giuseppe Scopelliti, sulla morte di una donna di 74 anni avvenuta nell'ospedale di Reggio Calabria. Il ricovero si era reso necessario dopo che la donna era stata sottoposta in una clinica privata ad una colonoscopia, nel corso della quale si sarebbe verificata una complicazione. Sabato pomeriggio il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, accompagnato dall'assessore al bilancio Giacomo Mancini, ha inaugurato il nuovo ufficio tributi in Viale della Repubblica a Cosenza. Un ufficio funzionale ed accogliente che soddisferà le richieste dei cittadini è un segno tangibile che testimonia un'amministrazione sempre in movimento, capace di produrre risultati concreti. Lo ha dichiarato il governatore dopo il consueto taglio del nastro. Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Cosenza, il colonnello Francesco Ferace, 50 anni, si è presentato nel fine settimana alla stampa. Ferace, di origini napoletane, sostituisce il colonnello Aldo Iacobelli, trasferito a Bari. Il colonnello ha salutato anche il tenente colonnello Demetrio Bruscia, che lascia il comando del reparto operativo destinato alla scuola Carabinieri di Velletri. Al suo posto è arrivato a Cosenza il tenente colonnello Vincenzo Franzese, proveniente dal reparto radiomobile di Napoli. Si è svolta quest'anno a Cutro la cerimonia provinciale di Crotone per la 60esima giornata nazionale per i morti sul lavoro, promossa dall'ANMIL. Una messa a suffragio delle vittime nella chiesa del Santissimo Crocefisso, la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti e un convegno sulla sicurezza sul lavoro. Questo è il programma della manifestazione a cui hanno preso parte, tra gli altri, il prefetto Vincenzo Panico, il presidente dell'ANMIL, Guido Milani, ed i sindaci di Cutro ed Isola Capo Rizzuto. Vittorie importanti nella Serie B Win per Regina e Crotone. Gli Amaranto espugnano il campo del Frosinone battendo 2-1 i gialloblu. Assegno viola sul rigore ed Emiliano Bonazzoli. I rossoblu invece regolano di misura allo Scida il Varese di Sannino. A decidere l'incontro è Ginestra al primo minuto del secondo tempo. In seconda divisione ancora a secco di vittorie il Catanzaro, che perde anche il derby contro la Vigor per 1-0. Sconfitta anche per la Vibonese tra le mura amiche contro il Matera. Questa sera tocca al Cosenza al San Vito nel posticipo di prima divisione contro il Benevento.